Integrazione, accettazione e senso di appartenenza sono stati gli argomenti significativi della seconda giornata dell'Aquila Social Film Festival, che ha ospitato il presidente del Comitato regionale Abruzzo Lega Nazionale Dilettanti, dottor Daniele Ortolano. Beh, il valore dell'intervento da parte del Comitato, quindi della Lega Nazionale Dilettanti, è un valore importante perché ci permette di dimostrare l'attività che noi facciamo con le nostre società sul territorio. Fondamentalmente la Lega Nazionale Dilettanti è un insieme di società che da circa 60 anni, quest'anno festeggiamo il 60° anniversario della Lega Nazionale Dilettanti, che con numeri altissimi, 1.200.000 tesserati oramai da tantissimi anni, con un alto numero di società, sul territorio fa un'attività non solo sportiva, ma anche di educazione e di formazione dei nostri giovani attraverso quelli che sono i valori dello sport, i valori dell'etica, i valori della correttezza, della lealtà. Dove si è parlato insieme ai rappresentanti di ASD United L'Aquila, il polisportivo dilettantistico Atletico Amiterno, Casa Famiglia Il Volo delle Aquile, di integrazione sociale nello sport, dove hanno illustrato un progetto comune nel campo del sociale chiamato Centro di Socialità Permanente, che si pone l'obiettivo di recuperare lo spirito di comunità nelle periferie dopo il terremoto che colpì l'Aquila nel 2009. In occasione dell'evento è stato proiettato il film Sette uomini a mollo di Gilles Leloc, una commedia sportiva su un gruppo di uomini depressi che riconquisteranno il gusto per la vita e l'autostima quando entreranno a far parte di una squadra di nuoto allenata dall'alcolizzata Delphine e la paraplegica Amanda.